Ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Partiamo da Catania con la polizia che ha tratto in arresto tre persone, due per spaccio di droga, una invece per furto aggravato. Il servizio: La polizia di Stato ha tratto in arresto tre uomini, due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno per furto aggravato. Nello specifico, personale delle volanti, nel corso del servizio di ordinario controllo del territorio, ha notato in via Villa Scabrosa un via vai di persone che entravano e uscivano con fare sospetto dal portone di uno stabile. Ipotizzando che sul posto fosse in corso un'attività di spaccio, gli operatori sono entrati all'interno notando, in fondo a un cortile, un'abitazione con un uomo che attendeva i possibili acquirenti davanti la porta. Alla vista dei poliziotti, repentinamente è rientrato all'interno dell'edificio tentando di disfarsi di diversi involucri di marijuana svuotandoli all'interno del water. Poco dopo però è stato bloccato dai poliziotti insieme a un complice intento a monitorare un sistema di videosorveglianza collegato con l'esterno. I due sono stati quindi arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti ai domiciliari. Nello stesso giorno gli agenti hanno tratto in arresto un uomo il quale aveva perpetrato un furto all'interno di un negozio di distributori di bevande ubicato in Viale 20 Settembre. Incastrato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, il malvivente, un 25enne catanese, è stato intercettato e ammanettato all'altezza di Piazza Borgo. Restiamo a Catania per parlare dell'arresto di un 34enne il quale maltrattava e minacciava di morte i propri genitori. La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di un catanese 34enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e estorsione nei confronti dei genitori, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio, che hanno associato l'uomo presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che fin dall'inizio del 2020 avrebbe reiteratamente sottoposto entrambi i genitori a un vero e proprio regime di terrore, costringendoli a vivere la quotidianità in un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro. In particolare, in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, lo stesso si sarebbe rivolto al padre e alla madre con gravi espressioni minatorie quali vi taglio la testa o vi do fuoco, passando poi purtroppo alle vie di fatto con spintoni a entrambi e schiaffi per la madre, colpevole di aver tentato di riportare il figlio alla calma. Le diverse aggressioni fisiche poste in essere dal 34enne in danno dei genitori, come pure il danneggiamento delle suppellettili, sarebbero state in realtà azioni strumentali alle richieste di denaro per importi variabili fra i 30 e i 100 euro, nella maggior parte dei casi soddisfatte dai familiari totalmente impauriti e sottomessi. Nonostante lo scorso luglio il soggetto, a seguito dell'intervento dei carabinieri su richiesta dei genitori, si fosse volontariamente allontanato dall'abitazione, il clima familiare sarebbe addirittura peggiorato, poiché i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne a casa da parte del figlio, che puntualmente, dopo averli minacciati di morte, avrebbe continuato a chiedere a entrambi del denaro. Altro doppio arresto ancora a Catania: uno per spaccio di droga, l'altro invece per il reato di evasione. I dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, durante un'attività di contrasto allo smercio di droga nel quartiere Librino, hanno arrestato in flagranza un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 68enne pregiudicato catanese per evasione. Quest'ultimo, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre scorsi, per ben due volte era già stato denunciato per il medesimo reato, venendo trovato sempre nello stesso posto. In particolare i militari dell'Arma, per la terza volta in pochi giorni, si sono recati in Viale Nitta, nel quartiere di Librino, dove hanno potuto constatare come il banchetto, sistemato nel sottoscala del palazzo, già utilizzato per confezionare dosi dal diciannovenne arrestato due volte dai carabinieri nelle ultime settimane, fosse ora gestito da un altro ragazzo impegnato nella stessa attività criminale. Un vero e proprio passaggio di testimone della postazione di lavoro strategicamente posta in corrispondenza di una finestra che mettendo in comunicazione il sottoscala con l'esterno dell'edificio consentiva agevolmente al pusher di turno l'effettuazione degli scambi di droga e di denaro con gli acquirenti. Il 22enne, già noto agli operanti, alla vista dei militari ha subito abbandonato il banchetto su cui erano poggiati due involucri contenenti rispettivamente 4 grammi di crack e 4 grammi di cocaina, una dose di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, tutto sequestrato, tentando di far perdere le proprie tracce all'interno del condominio verso i piani superiori. La fuga tuttavia è durata solo alcuni minuti poiché i carabinieri, riusciti a entrare nello stabile, lo hanno individuato e bloccato sul pianerottolo del sesto piano. È scattato l'arresto anche per un 68enne pregiudicato catanese, trovato per la terza volta in dieci giorni a gravitare davanti al palazzo dove è avvenuto l'arresto del 22enne, violando la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è sottoposto per spaccio di droga. Entrambi i soggetti, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari. Cambiamo argomento e ci spostiamo nel Nisseno, per la precisione a San Cataldo. Parliamo di truffe sul bonus alla cultura. È stato per questo denunciato un commerciante. Cellulari e videogame venivano ceduti al posto di libri e biglietti per spettacoli teatrali o del cinema, beni quest'ultimi previsti dal bonus cultura. Una truffa costata la denuncia a un commerciante di apparecchi elettronici di San Cataldo in provincia di Caltanissetta che si era accreditato al sistema 18App, la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione dei fondi per poi rivendere prodotti diversi da quelli indicati nella norma. A scoprirlo, in seguito a una segnalazione, è stato il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il bonus cultura è destinato ai ragazzi che si apprestano a conseguire la maggiore età per promuovere l'acquisto di prodotti culturali come libri, biglietti per concerti e rappresentazioni teatrali per un valore massimo spendibile di 500 euro. Il commerciante San Cataldese, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe comunicato falsamente la rivendita di libri, biglietti di spettacoli teatrali o ingresso al cinema, cedendo invece beni da lui commercializzati, quali cellulari, videogiochi e computer, ovviamente non contemplati nelle categorie ammesse al beneficio. Sanzioni per l'illecito utilizzo del bonus cultura sono state elevate anche nei confronti di 360 fruitori, tutti residenti nella provincia Nissena e in quelle limitrofe, per un ammontare complessivo di oltre 160.000 euro. Al termine dell'attività svolta, il Ministero della Cultura è intervenuto con l'immediata sospensione dell'accreditamento del profilo virtuale dell'esercente dal sistema 18App e ha avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite. Un arresto e due denunce, e questo il bilancio di un controllo straordinario del territorio effettuato dai carabinieri di Trapani. I carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Trapani ed Erice. All'esito del servizio, i militari hanno proceduto all'arresto di un uomo e alla denuncia di altri due soggetti. L'arrestato, un trapanese classe 79, sarebbe stato sorpreso per le vie della città dopo essere evaso senza alcun permesso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto. Un ericino di 28 anni, invece, è stato denunciato poiché sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all'ingestione di bevande alcoliche. Inoltre, a seguito di una perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di crack, pertanto è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti. Denunciato anche un uomo classe 74, gravato da altri precedenti di polizia, il quale sarebbe stato sorpreso dai militari operanti alla guida di un motociclo sprovvisto di patente, in quanto revocata in passato con reiterazione nel biennio. Il questore, sempre a Trapani, ha invece emesso due DASPO nei confronti di due giovanissimi. Vediamo perché. Nei giorni scorsi il questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DASPO-Willy, nei confronti di altrettanti soggetti minorenni che si erano resi responsabili di gravi reati avvenuti nelle scorse settimane nel centro storico di Trapani. Nel dettaglio, i due giovani si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di due ragazzi che, dopo aver trascorso la serata in un locale, stavano raggiungendo la propria autovettura per rientrare a casa. In quel momento erano stati violentemente picchiati dai due minorenni che avevano tentato di rapinarli dei loro averi. La rapina era sfumata poiché le due giovani vittime erano riuscite a divincolarsi e scappare, riportando comunque importanti lesioni personali. Per tali fatti i due sono stati già sottoposti a misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria minorile a seguito delle indagini della compagnia Carabinieri di Trapani. Il divieto di accesso notificato gli impedirà ai due giovani, per un periodo di due anni, di frequentare, accedere, transitare o sostare in tutte le strade del centro storico del capoluogo dove si svolge la cosiddetta movida pena, la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Torniamo a parlare di spaccio di droga, stavolta la notizia arriva da Pantelleria e in manette è finito un 23enne. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane incensurato nato a Milano ma residente sull'isola. Il ragazzo è stato notato da un militare dell'arma, libero dal servizio, in pieno centro in tarda serata, mentre si appartava al guardingo con un altro soggetto conosciuto al carabiniere, scambiandosi velocemente qualcosa. Chiesto l'ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio, il militare ha sottoposto a perquisizione domiciliare il sospettato, trovandolo in possesso di un involucro termosaldato contenente 120 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un involucro contenente 110 g circa di marijuana, 32 g circa di sostanza da taglio del tipo mannite, oltre a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Il 23enne è stato tratto in arresto dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l'intero quantitativo di sostanza stupefacente. A seguito dell'udienza di Convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ed ora nel Siracusano parliamo di una confisca beni di ben 50 milioni di euro nei confronti di un esponente del clan mafioso Nardo. Tutti i dettagli nel servizio. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione al provvedimento del Tribunale di Catania, sezione Misure di Prevenzione, che dispone la confisca dei beni riconducibili a Filadelfo Emanuele Ruggeri, appartenente al clan mafioso Nardo. Si tratta di due terreni situati a Carlentini e del 100% delle imprese, delle quote societarie e di tutti i beni costituiti in azienda di due ditte di trasporto su gomma entrambe con sede legale a Lentini. I predetti beni, il cui valore complessivo ammonta a circa 50 milioni di euro, il 7 febbraio 2020 erano già stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della DDI Etnea nell'ambito di un'attività d'indagine a carico di Ruggeri e di suoi prestanomi. L'indagine ha consentito di accertare che le attività economiche in parola, di fatto condotte sotto la gestione del detenuto Ruggeri, operavano nel lucroso settore dell'autotrasporto dell'ortofrutta per il tramite di persone a lui riconducibili, avvalendosi di modalità mafiose e garantendo così al clan ingentissimi introiti. Il provvedimento ha pienamente recepito quanto emerso dalle attività investigative che hanno dimostrato come Ruggeri, avvalendosi della collaborazione di propri familiari e prestanome, sebbene detenuto dagli anni 90 per associazione mafiosa, per omicidi e altro, continuava a gestire di fatto l'attività del clan, in particolare attraverso le predette imprese intestate ai suoi familiari. Approfondendo i profili di riconducibilità di tali attività economiche sul piano decisionale, gestionale e degli utili, le indagini hanno chiarito che le stesse erano strumentali alle attività illecite del clan e facendo risaltare l'evidente sproporzione dei redditi dichiarati leciti dei soggetti in parola con il patrimonio accumulato e con gli investimenti operati nel tempo, hanno consentito di operare la confisca dei predetti beni. Le indagini, pertanto, hanno ulteriormente accreditato le modalità con cui l'organizzazione mafiosa di riferimento continua a esercitare il proprio incisivo potere di infiltrazione nel tessuto economico del territorio, assumendo il controllo di settori caratterizzanti dello stesso. Chiudiamo per il momento questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi, ovviamente, su Sicilia 24. A dopo.